Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Callore. In primo piano gli effetti sulla viabilità della neve e del ghiaccio dei giorni scorsi. Problemi si sono avuti in varie parti della provincia di Salerno ed anche nell'alta Valle del Callore. A Piaggine sono stati affrontati grazie ad una sinergia fra comune, comunità montana, volontari e protezione civile. Ascoltiamo infatti in merito il sindaco Guglielmo Vairo in una dichiarazione rilasciata a Radio Alfa. Io devo ringraziare i volontari della Protezione Civile, ma anche l'abnegazione dei dipendenti comunali della comunità montana, che hanno saputo coordinarsi e appunto mettere in campo un ottimo lavoro di sinergia. E poi diciamoci pure la verità, l'esperienza fatta negli anni passati ci ha insegnato ad avere i depositi del comune, insomma, forniti di sale, ad avere, come dire, un'attenzione particolare soprattutto nelle ore notturne per poi essere pronti a prima mattina di intervenire. Io devo ringraziare la disponibilità della comunità montana, dei dipendenti del comune e soprattutto dei volontari della Protezione Civile. Qualche giorno fa c'è stata la polemica nei confronti della provincia perché non aveva fatto arrivare abbastanza sale, però insomma la sua è la testimonianza che gestendo al meglio la situazione con criterio si può ecco risolvere il problema della carenza di sale. È troppo facile sparare sulla provincia in questo momento. Sono anni oramai che la provincia ha delle grosse difficoltà e quindi noi preferiamo qualche luce di Natale in meno e qualche sacco di sale in più nei depositi, sinceramente. Certo. Un'ultima considerazione, l'altro tratto che in qualche modo riguarda anche il suo territorio, la SP11, la Sella del Corticato, anche lì insomma c'è sempre da fare quando nevica. Quello è un tratto che ha problemi endemici, stiamo parlando di un'altitudine di 1200 metri, per la verità è un tratto che riguarda il comune di Sacco e il comune di Teggiano. Lì siamo intervenuti sempre come comunità montana, lo spazzaneve ovviamente provenendo da Stio impiega il suo tempo per arrivare sulla Certo. sella del Corticato, ma un altro problema è la sinergia del territorio del Vallo di Diano, perché se noi sul nostro territorio provvediamo a spazzare, a spargere il sale, poi però ci dovrebbe essere la stessa attenzione sul Certo. Vallo di Diano, altrimenti è tutto lavoro inutile. Cambiamo argomento. A Rocco d'Aspide, l'amministrazione comunale ha aderito al RIPAM, il piano per il lavoro della Regione Campania. Anche il comune di Rocca d'Aspide ha aderito, come altre amministrazioni comunali salernitane, al progetto RIPAM, concorso unico territoriale per le amministrazioni della Regione Campania, promosso dalla Giunta regionale. Il progetto prevede la realizzazione di un corso concorso per la selezione, la formazione e l'assunzione di personale presso gli enti locali della Regione, attivato nell'ambito del programma RIPAM di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formez. Scopo del progetto è il rafforzamento organizzativo delle pubbliche amministrazioni della Campania mediante l'istituzione del concorso. Nella delibera di approvazione dell'accordo che il sindaco di Rocca d'Aspide Gabriele Iuliano sottoscriverà con la Regione Campania, il comune ha previsto che l'ente abbia facoltà di procedere autonomamente all'indizione dei propri concorsi per coprire le carenze della dotazione organica in cui attualmente il comune di Rocca d'Aspide si trova. A Corleto Monforte svolta urbanistica molto importante, è stato infatti recentemente approvato in Consiglio Comunale il piano urbanistico comunale. Il Consiglio Comunale di Corleto Monforte ha approvato il piano urbanistico comunale, una vera svolta sul piano urbanistico per il comune degli Alburni, alla quale l'ente retto da Antonio Sicilia è giunto dopo 3 anni di lavoro iniziato nel 2015. Il PUC, come evidenziato fin dal primo momento, mira a non alterare l'aspetto urbanistico del paese, che conserva la sua struttura originaria, come peraltro prevedevano gli indirizzi sovracomunali, a partire dal piano del parco, dal piano territoriale di coordinamento provinciale e dal piano territoriale regionale. L'obiettivo quindi sarà quello di adeguare la struttura del paese alle esigenze del territorio, ma conservandone l'identità culturale e coniugando le esigenze urbanistiche con quelle di tutela ambientale. Soddisfatto Antonio Sicilia, che auspica sviluppo economico, sociale e imprenditoriale grazie a regole chiare per i cittadini in merito all'urbanistica. Nuove opportunità dunque per l'edilizia privata, pubblica e per il settore
del commercio e dell'artigianato. Torniamo a Rocca d'Aspide per parlare del progetto sull'udito promosso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Un Senso per la Vita Onlus. Si è concluso con successo a Rocca d'Aspide il progetto di prevenzione sociosanitario denominato La conservazione dell'udito nella terza e quarta età, promosso dall'Istituto Nazionale di Ricerca per la Sordità, Un Senso per la Vita Onlus, in collaborazione con il Comune di Rocca d'Aspide. Nelle scorse settimane presso l'aula consiliare si è svolto un incontro per presentare i risultati del progetto. Complessivamente sono giunte 100 prenotazioni e sono state effettuate circa 90 consulenze. Vari problemi emersi circa lo stato di salute delle persone che si sono sottoposte alla visita per evidenziare problemi legati all'udito. Nel complesso i dati rilevati possono essere messi in relazione a vari fattori, tra cui quelli di tipo traumatico, processi fisiologici per l'invecchiamento dell'organo, vascolari, ereditari, virali e batteriologici, di natura igienico-sanitaria o di altra natura. Soddisfatto il presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca per la Sordità Un Senso per la Vita Onlus, Giuseppe Schipani, che in occasione del convegno all'aula consiliare del comune ha espresso in particolare parole di elogio per l'importante collaborazione dell'assessore alle politiche sanitarie Daniela Comunale, della consigliera Nicoletta Agnazzo e del dipendente Carmine Mancoletti. L'Istituto Nazionale di Ricerca per la Sordità Un Senso per la Vita è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa di prevenzione sociosanitaria ed in particolar modo di sordità da 10 anni. Stiamo cercando in collaborazione con tutti i comuni della regione Campania e con i nostri volontari di rinnovare un pochino la casistica territoriale relativamente a questo problema, poiché la nostra regione è commissariata in termini di sanità. Stiamo cercando di raggiungere gli obiettivi più importanti. Il primo è quello dell'abbattimento delle liste d'attesa, quindi dare la possibilità a queste persone che magari vivono in comuni, come dire, delle zone interne senza figli, quindi con difficoltà per il trasporto e concedendo loro la possibilità di fare subito questa visita, sì, che è una visita medica specialistica a otorino con esame biometrico. E poi come secondo obiettivo quello di rilevare realmente, concretamente, diciamo, la statistica territoriale. E sono state parecchie le visite, perché leggo insomma 100 prenotazioni e circa 90 consulenze. Sì, e poi da lì abbiamo potuto rilevare, diciamo, una casistica relativamente, diciamo, ai dati che sono emersi. Ancora una considerazione prima di lasciarla: quanto è importante la prevenzione in questo tipo di malattie? Il concetto della prevenzione è molto importante, perché prevenire fa risparmiare sia in termini economici lo Stato per un ammalato e sia in termini di recupero della funzionalità dell'organo malato da parte dell'ammalato. Credo che la prevenzione debba essere messa nell'agenda politica di qualsiasi amministrazione, perché la prevenzione può far risparmiare tantissimi soldi alla sanità pubblica e può risultare molto efficiente sulla salute dei cittadini, insomma. Certo. Quindi prevenire, accorgersi di avere un problema prima che diventi grande o magari irrecuperabile, è veramente molto importante. E con questo è tutto, vi ricordo che potete rivedere questa puntata di Voci dal Cilento sul nostro sito vocidalcilento.it. Come sempre vi ricordo che potete contattarci per segnalarci eventi, iniziative o notizie a info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!